amici di 35, siamo qui con Salvatore Esposito, Marco D'Amore, Gomorra, la serie. Allora, intanto complimenti. Grazie. E beh, passiamo direttamente tutta la polemica e vi chiediamo, Gomorra è la serie evento dell'anno, non solo in Italia, probabilmente lo sarà anche in tutti i paesi in cui è stata venduta. Quindi, non so, sentire un po' sulle spalle il peso, la responsabilità, come no, doverla portare avanti. Assolutamente, però io credo che gli attori, così come chiunque faccia il nostro mestiere, funziona solo con le responsabilità, perché quando il gioco è facile, la prova che ne consegue è debole. Invece quando tu senti la responsabilità e dall'altra parte la fiducia di chi ha investito in te, allora ti responsabilizzi, lavori duro e i risultati sono quelli che si sono visti. Soprattutto se per noi attori è un vanto oltre che un peso portare il nome dell'Italia nel mondo con una serie praticamente all'altezza delle più grandi serie americane, quindi americane, inglesi e straniere. Quindi deve essere solo e semplicemente un vanto per la nazione Italia aver prodotto, in questo caso Sky Italia insieme a Cattleya, Fandango, Betafilm, hanno avuto il coraggio e la forza di produrre Gomorra la serie e i risultati gli hanno dato ragione. Ci hanno anche creduto tantissimo. Sì. E, seconda domanda. Com'è lavorare con dei registi che hanno puntato, con uno staff, con una troupe che ha puntato così tanto sulla qualità? Non solo Stefano Solli, ma che ormai è un sigillo di garanzia, sì, ma anche con la Comencini e con Pugliese. Guarda, credo che per noi attori sia il massimo lavorare in una produzione di altissimo livello, pari quasi alle produzioni internazionali. Speriamo che in Italia questo tipo di produzioni faccia da apripista e si aumenti sempre di più il livello della qualità dei prodotti italiani, così come era un tempo. Sono tre sguardi di tre autori, di tre registi che provengono dal cinema e che si confrontano su un unico tema. E questo secondo me è uno dei punti di forza di questa serie, oltre ad aver regalato a noi attori la possibilità nell'arco di 9 mesi di girato di passare da un set all'altro, da un regista all'altro, che appunto pur avendo in comune l'obiettivo, cioè quello di raccontare Gomorra, ma facendolo col proprio cinema. E quindi è come se noi avessimo lavorato su 3 set diversi, perché Claudio Cupellini è un tipo di cinema, un certo sguardo, lo stesso Francesca Comencini, un altro ancora Stefano Solli, quindi nessuno un'occasione unica di omologarsi agli altri. No, non è un fatto di omologazione, è come dire, è come fosse una squadra allenata da 3 allenatori, l'obiettivo è vincere il campionato. Certo. Però magari io c'ho il 4-3-3, un altro c'è il 4-2-4-2 e l'altro gioco il 3-5-1. Però l'obiettivo è quello, in campo le forze si dispongono a seconda di chi guida al momento. Poi se hai dei Maradona in campo è ancora meglio. No, dicevo sì. Ah, sì. Sì, ipotetico. Allora, l'ultima domanda, prima Salvatore ha paragonato Gomorra a delle serie di altissimo livello. No, Variety. Cioè, ho detto, è stata accostata da Variety, che è, come sapete benissimo, una delle testate cinematografiche più autorevoli nel mondo, ha accostato Gomorra la serie a The Wild, quindi non una cosa che accade tutti i giorni, e se l'hanno fatto loro qualcosina ci capirà. Quindi no, proprio a proposito di questo, la caratteristica di quelle serie come The Wire, come Breaking Bad. Scusami, era... puoi ripetere la romana The Wire? The Wire. La poesia. Era proprio la caratteristica di queste serie, era lo sviluppo dei personaggi. Sì. E Gomorra è centrale proprio lo sviluppo di Ciro, che prima ha una leadership all'interno della famiglia Savastano, poi quando questa leadership viene meno, cambia letteralmente il sentimento che lo domina, è la rabbia, forse anche l'invidia nei confronti di Jenny, e poi c'è Jenny che al ritorno dall'Honduras ritorna una specie di demone. Guarda, credo che in realtà
non vorrei dire cose non vere, sia la prima volta che il cinema italiano produce una serie cinematografica con una psicologia così importante, così variegata durante tutto l'arco della serie. L'evoluzione di Ciro, ma di anche altri personaggi, soprattutto poi quella di Jenny, che forse è quella lì più visibile, ma innanzitutto per un cambiamento fisico che ha durante la serie. Per esempio Marco ha fatto un lavoro prima della serie altrettanto importante, e credo che questa sia stata la chiave vincente del progetto, ossia dare ai personaggi qualcosina in più rispetto a quello che si vede. Cioè la gente deve capire la psicologia dei personaggi, non semplicemente vedere quello che guarda, cioè bisogna andare oltre. Ma rispetto a quello che dici, aggiungo che va attribuito un merito a chi ha scritto, perché parte tutto da lì, c'è un lavoro di sceneggiatura con una squadra capitanata da Stefano Bises, sempre con il sostegno di Roberto Saviano, che ci ricordiamo, non ci dimentichiamo, è l'ideatore di questo mondo, di questo micromondo che è Gomorra, e parte tutto da lì. Noi abbiamo immediatamente avvertito l'importanza del progetto quando siamo andati a leggere. C'era già palpitante sulla carta l'importanza dei personaggi, la finezza delle psicologie, quindi parte tutto da lì. Poi c'è un lavoro secondario che gli attori fanno con il regista, e poi c'è la scena che ti deve dare anche tante sorprese. C'è anche quel talento degli attori. Ah, il talento, ha detto, che non si riferiva a noi, al talento in generale. Il cast. Ragazzi, è stato un piacere. Per noi. A volte anche meglio di un onore. E visto che non c'è Salvatore Conti in giro, non l'abbiamo fortunatamente visto, vi chiediamo di fare un saluto a 35 e di stare ovviamente senza pensieri. Voglio stare senza pensieri. Facite bravo. T'apposto. T'apposto.